Cari fratelli e sorelle, buongiorno e ancora buona Pasqua. Ma deve continuare da parte di tutti il cammino spirituale di preghiera, preghiera intensa, di partecipazione concreta e aiuto tangibile in difesa e protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle perseguitati, esilati, uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani. Loro sono i nostri martiri di oggi e sono tanti. Possiamo dire che siano più numerosi che nei primi secoli. Auspico che la comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva dei diritti umani più elementari. Auspico veramente che la comunità internazionale non si rivolga lo sguardo da un'altra parte.